Dopo aver osservato il sistema continuo dal punto di vista tecnico, quindi passando dai prodotti di preparazione del fondo per passare fino alle finiture trasparenti, è giunto il momento di andare a osservare il sistema dal punto di vista estetico. Quindi andremo a vedere tutti gli effetti che è possibile realizzare con la finitura continua Teco. Gli effetti sono veramente, veramente tanti e di differenti gusti. Partiamo dall'effetto minimal, caratterizzato da una texture visivamente piatta e monolitica. Mantenendo poi il monocolore, ma variando lo spessore di applicazione del prodotto Deco e la spatolata, riusciamo a ottenere una texture monocromatica, ma con una leggera movimento visivo, con un leggero movimento visivo. Se invece vogliamo aumentare la differenza di cromaticità, possiamo utilizzare l'effetto style bicromatico. Quindi utilizziamo due tinte differenti unite fra loro che vanno a realizzare una texture molto più sfumata. Oltre alle soluzioni più semplici, come il minimal e come lo style, abbiamo introdotto delle texture differenti, più elaborate, ispirate agli effetti e ai materiali che troviamo abitualmente nelle nostre abitazioni. Sto parlando di marmi piuttosto che di legni, che sono finiture che ben si sposano con tutte le nostre soluzioni di arredo negli ambienti interni. Per quanto riguarda le caratteristiche dei marmi, quindi i vari effetti che abbiamo realizzato in stile marmo, troviamo tre tipologie: il modern, il luxury e il classic chic. Per quanto invece riguarda le tipologie del legno, ne abbiamo altre tre, quindi il nordic, il shabby chic e il cozy. Per la selezione delle tinte, per renderci conto delle ambientazioni presenti in questi sistemi, abbiamo realizzato delle brochure. Questa per esempio è la brochure dedicata ai legni, dove troviamo delle ambientazioni dove abbiamo utilizzato i nostri effetti, oltre che a degli esempi di tinta, quindi combinazioni di tinte differenti scelte per dare più possibilità nella decorazione. Andiamo adesso a vedere questi effetti come si realizzano uno per uno. Eccoci arrivati al momento dell'approfondimento della decorazione di continuo. Vi rimando alla fase 3 del video tutorial, dove abbiamo già applicato Continuo Deco, che è il prodotto decorativo del sistema, che ci permette di realizzare tutti gli effetti decorativi. Sul video 3 abbiamo parlato dell'effetto minimal, caratterizzato dall'aspetto piatto e monolitico pieno in tinta monocromatica. Adesso andremo a vedere la versione style, l'effetto style. Due esempi di effetto style si trovano alle mie spalle: l'effetto style monocromatico e l'effetto style bicromatico. Andremo a vederli entrambi. Nell'effetto style monocromatico, la differenza di tonalità, le sfumature, vengono date semplicemente dallo spessore che andiamo a fare del nostro rivestimento continuo. Mentre nel bicromatico utilizziamo due tinte differenti, quindi le tonalità, le tonalizzazioni vengono date dalle due tinte che andremo a mischiare fresco su fresco. Qui abbiamo un pannello diviso a metà, qui andremo a realizzare il monocromatico, invece alla mia destra andremo a realizzare il bicromatico. Utilizzeremo prodotto già miscelato, quindi vi ricordo componente A e componente B setacciato più acqua, e otteniamo un impasto cremoso. Eccolo qui. Per quanto riguarda l'effetto monocromatico, utilizzeremo la stessa tinta della prima mano con la seconda mano. Cominciamo l'applicazione. L'applicazione è molto semplice anche qui. Applichiamo il prodotto su un'area che riusciamo a raggiungere tranquillamente con le nostre braccia e poi lo andremo a muovere. A differenza dell'effetto minimal,
voglio lasciare leggermente un po' di prodotto in più perché voglio usare un mezzo millimetro di spessore in più che mi farà la texture. Quindi copro la superficie. Restando abbastanza morbido. Se sono su una superficie grande, in questo momento lascerò del prodotto fresco in questa zona in modo tale da avere sempre il tempo di lavorare e vado a eseguire la lavorazione. Quindi appoggio la spatola di piatto e vado a muovere la superficie. Se voglio, anzi è consigliabile, aggiungere leggermente un po' di prodotto sulla spatola in modo da increspare ulteriormente la superficie e darmi l'effetto bicromatico. Come vedete è un effetto abbastanza veloce dove la casualità fa da padrone, quindi dobbiamo sempre realizzare una lavorazione random. Cosa molto importante, devo coprire completamente la superficie in modo tale da garantirmi sempre due mani di continuo. Ecco, muovo la mia superficie, aggiungo un po' di materiale e mi fermo. A questo punto, per completare l'effetto, sarà necessario attendere l'asciugatura e dare una lieve carteggiata con una grana che può andare da 180 a 120 in modo tale da stonalizzare le parti più alte senza andare però a grattare e scoprire la prima mano. Andiamo ora a realizzare l'effetto style bicromatico, quindi due tonalità diverse di deco. Ovviamente vi ricordo sempre che il fondo deve essere trattato come abbiamo visto nelle fasi precedenti del tutorial, quindi qua partiamo da sempre dalla prima rasatura di deco e andiamo ad applicarle le nostre due tinte. In questo caso stiamo utilizzando la tinta C636 applicata sulla base grigia, la stessa dello style monocromatico, C615. Quindi sopra il grigio vado con questo marrone. Vado ad applicarlo a punti e lavoro fresco su fresco. Quindi anche qua è meglio lavorare su piccole aree, andando molto a sfumare il prodotto. Ok, applico il prodotto a punti. Sempre in maniera casuale, perché? Perché se lo applico in maniera casuale sarà molto più semplice gestire le eventuali giunte. E poi, sempre con lo stesso prodotto colorato differentemente, vado a riempire la superficie. Non lavo gli attrezzi, quindi lavoro sempre con gli attrezzi sporchi. E vado a mischiare i prodotti, i due colori.
Do sempre massima attenzione a coprire interamente la superficie. Vedete come si mischiano fra loro e danno delle tonalità differenti. Posso anche girarle col piatto, e poi posso girarle col piatto e poi riprenderle. Aggiungo ancora del marrone e vengo avanti a completare la mia superficie. In questa fase, quando il prodotto è ancora bagnato, niente mi vieta di ritoccare con del colore piuttosto che un altro. Vado a terminare. Vedete, spatolate sempre in ogni direzione e poi posso sempre correggere. Ok, e aggiungo l'ultima mano di grigio. Anche qua a riempimento. Di grigio. Ogni tanto anche mischi i colori sulla spatola. Ok, a questo punto abbiamo finito, abbiamo coperto tutta la superficie. Con il bicromatico vogliamo andare a creare comunque una superficie liscia e volendo ci possiamo anche aiutare spruzzando un po' di acqua per riuscire un po' a compattare meglio la superficie. Quindi una volta che il prodotto sta andando un po' in asciugatura leggermente, posso eventualmente bagnarlo con poca acqua e andare a compattare. L'acqua la utilizzo soltanto sugli effetti bicromatici, perché comunque aumenta anche le sfumature e mi dà delle tonalità di colore intermedie. La superficie è liscia, abbiamo finito. Ecco qua, abbiamo creato alla mia sinistra l'effetto monocromatico, alla mia destra l'effetto style bicromatico. Attendiamo l'asciugatura di entrambi almeno 3-4 ore e poi possiamo procedere ovviamente con le operazioni di primerizzazione e di finitura con la vernice top trasparente, quindi link e top. Si possono vedere anche le due differenti texture del prodotto, uno liscio e uno leggermente più alto.